Che buone finalmente le mie bacche. Ma no, sono buonissime, sono delle bacche speciali. Guarda il video. Ma io me le mangio tutte. Paura di mangiare le bacche perché hai sempre saputo che sono velenose? Infatti, a me da bambina dicevano sempre di non mangiare le bacche che trovavo nelle passeggiate in campagna perché erano pericolose. Beh, con le bacche di Golgi andiamo sul sicuro. Non solo non sono velenose, ma fanno anche un gran bene. Le bacche di goji sono i frutti di una pianta di origine tibetana. Pensate che il Tibet viene chiamato il tetto del mondo perché l'altitudine media è di 4.500 metri, per cui non si possono coltivare tante piante come da noi nel Mediterraneo. E allora la natura ha provveduto a creare piccole piante super resistenti e super concentrate, ricchissime di nutrienti. Le bacche di goji sono un dono prezioso di questa terra. E da secoli vengono coltivate e utilizzate con grande saggezza per i loro benefici sulla salute. Vi do qualche numero per darvi un'idea di cosa contengono. 18 aminoacidi, 11 minerali fondamentali, 22 minerali in traccia, tra cui il germanio, un potente depurativo, 6 vitamine, tra cui la vitamina A, utile alla salute della vista e della pelle, 8 zuccheri polisaccaridi e 6 monosaccaridi, 5 acidi grassi, acido linoleico e acido linolenico, diversi fitosteroli, beta carotene e altri 4 carotenoidi fortemente antiossidanti. Alcune di queste sostanze non si trovano mai tutte insieme in un unico alimento e questo rende le bacche di goji un frutto straordinario che viene considerato al pari di un integratore. Ecco i benefici. Stimolano il sistema immunitario, in particolare grazie alla miscela di polisaccaridi attivi. Contengono carotenoidi, molto utili al sistema immunitario. Contengono flavonoidi, che abbassano il livello di colesterolo e glicemia nel sangue. Le bacche di goji, grazie alla miscela potente di antiossidanti al loro interno, migliorano la salute in generale, migliorano la resistenza allo stress psicofisico e favoriscono la concentrazione e la memoria. Si trovano ormai in tutti i supermercati in forma di bacche essiccate. Sono dolci al palato con un particolare retrogusto un po' amarognolo. Bisogna scegliere delle bacche piuttosto grosse, di 1 centimetro, 2 centimetri circa, e di un colore così, non troppo scuro. Non bisogna scegliere quelle molto piccole o scure, secche, perché provengono da un raccolto vecchio. Sono poco gradevoli e hanno meno nutrienti attivi. Queste invece sono buonissime. Perfetto. Buonissime, buone, speciali. Bravo. Nel mio canale trovi tanti altri video sui super cibi. Vai a vedere come si usano e iscriviti al mio canale con un clic. È facile. Quando le comprate, non accontentatevi di leggere bacche di goji sulla confezione, ma leggete tutta l'etichetta. La qualità botanica indicata negli ingredienti deve essere Lychium barbarum, preferibilmente proveniente dagli altopiani tibetani o da coltivazioni europee biologiche. Importante anche il metodo di raccolta e di essiccazione, meglio di tutto se sono raccolte a mano o essiccate al sole quando è possibile. Ma come e quante se ne mangiano di bacche di goji? La dose ideale è di 25 grammi al giorno, che corrisponde a un cucchiaio colmo. Si possono masticare così pure, con molta pazienza, oppure come ingredienti in queste ricette, aggiunte a cereali o muesli al mattino, con lo yogurt, nella macedonia, sul gelato, aggiunte ai frullati di frutta o negli smoothies, aggiunte a insalate e verdure crude.
frullate nei passati di verdura o nelle vellutate. Frullate come salsina da condire o spalmare sul pane, al posto dell'uvetta nei budini o nei dolci, nelle torte o nei biscotti, nei muffin, nell'impasto del pane. Si possono aggiungere anche al tè per renderlo più fruttato e salutare. Vanno benissimo anche così come sono, come spuntino, insieme a un po' di frutta secca, una manciatina in tutto. Per praticità, prima di mangiare le bacche di goji potete farle rinvenire in un po' di acqua tiepida e saranno ancora più morbide. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ho visto anche una bellissima ricetta di un martini con bacche di goji o di una grappa alle bacche di goji, questo per chi apprezza i gradi alcolici. Le bacche di goji sono utilissime per tenere sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue. Danno un senso di sazietà senza innalzare il picco glicemico che poi cade e fa venire voglia di dolce. Quindi stabilizzano e danno benessere anche in caso di dieta. Possono essere considerate un ottimo integratore multivitaminico e multiminerale naturale, perché sono tra i frutti più ricchi di antiossidanti al mondo. Contrastano l'attività nociva dei radicali liberi e combattono l'invecchiamento precoce, che va bene ormai a tutte le età. Eventualmente si possono assumere anche in pastiglie se contengono l'estratto secco, in questo caso 2 al giorno prima di mangiare, oppure si può trovare o fare con l'estrattore il succo puro. In questo caso consiglio di berne mezzo bicchiere al giorno puro o diluito con un po' di succo di frutta, per esempio il succo d'ananas o il succo di pompelmo, che sono quelli che si trovano più facilmente senza zuccheri aggiunti. Una raccomandazione però: se prendete farmaci salvavita, in particolare per la pressione, il diabete, il cuore o anticoagulanti, chiedete al vostro medico se per voi vanno bene, perché sono così potenti in realtà che possono interagire con il principio attivo di cui avete bisogno, ed è meglio essere certi di fare solo del bene con le bacche di goji. Insomma, sono un super cibo e ve li consiglio per un super benessere. E allora, buone bacche di goji a tutti. Adesso conoscete meglio le bacche di goji? Benissimo, allora fatele conoscere anche ai vostri amici condividendo questo video con loro e sui vostri social. E correte a mangiarle e poi scrivetevi nei commenti come è andata, sono curiosa. E nel mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, tante altre informazioni utili su questi alimenti così sani e buonissimi. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!